è fantastico, che cazzo. E che cos'è? Ma siete impazziti? Ma si fanno quelle cose? No! Trenino! Che ignoranza abissevole per me. La lasciamo lì, la lasciamo lì, la qui. Si può notare qui a breve, riflesso nello specchio, una ciabatta millenaria di un piccolo bambino bestia che se l'è dimenticata. Lasciamo lì, serve a far capire il casino cosmico. Va bene così, dai. Cos'è che è un altro gioco di quelli spazi temporali, di quelli mistici, acustici anche, direi. Oserei dire. È un platform classico che spinge il VIC 20 ai suoi limiti di scorrimento. Cioè è una cosa esagerata. Questo gioco qua è un altro di quei giochi, un altro capolavoro dell'Indesgeber. Lascio sempre in descrizione il link per chi vuole scaricarlo, o anche chi volesse anche, perché no, pourquoi pas, poter comprare copia fisica del gioco. Fantastico, fantastico. Oh, eccoci qua con la vostra classica 4-9. Sì, rapide. Per il seguito dello speciale VIC 20 dell'Indesgeber. Chiudo la porta perché sennò mi rompo i maroni. Un attimo. One moment, please. Be patient. Andiamo subito al gioco. Ok? Questo è un altro, è il seguito dello special number 2 dell'Indesgeber. E ci mettiamo subito all'opera, ok? Sempre con l'espansione dentro dei 32k. Partiamo subito con l'SD2 degli Industrial. Solo carica e solo stuzzica. Run, cuffie. Ok, si sente? E come che si sente? Stiamo portando giochi sempre più belli, sempre più belli. Quello che portiamo oggi è un piccolo capolavoro. Cheese and onion. Ok, cheese and onion. Questo richiede 32k di memoria, vedete che lo dice proprio anche lui, e noi usiamo sempre il nostro ben amato super joystick dell'Indesgeber. Io mi trovo con questo qua, mi trovo benissimo, non so perché, ma l'altro che StarTAC, Stro Tricks, Chip Chop, Professional Coupe e l'Indesgeber, questo a me piace, infatti ne ho due, uno per un giocatore e uno per un altro, perché ci vuole. Bisogna aiutare il dottor Taniel a recuperare le cipolle, ok? Tutto molto semplice, deve recuperare delle cipolle in un platform classico, ok? Che porta il VIC 20 a dei livelli proprio esagerati, si può dire. Sentite, pronti partenza? Yes. Vai. Allora, spacca tutto. Sentite l'audio, che bello. Cioè, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Background on, high score, ok, easy peasy, speedrunner, andiamo subito sull'avventura. Noi praticamente dobbiamo recuperare delle cipolline sparse per il pianeta. Vi ricordo che lascio sempre in descrizione il link nel caso vogliate scaricare copia gratuitamente, lasciando se volete una piccola donazione, o se addirittura volete comprare una parte fisica, una cartuccia, un dischetto fisico, proprio una copia fisica del gioco. Andiamo al gioco, Adventure the Indesgeber. La grafica è fantastica, è simpatica. Jet Set Land, però sono veloci questi schermi. Vedete? È un platform, guardate che è livello NES qui, qua siamo a livello NES, ragazzi, di che cazzo stiamo parlando? Dobbiamo recuperare tutte quelle, vedete in alto quelle cipolline che saltellano? Dobbiamo recuperarle, ok? Ci sono delle trappole, delle stuzziche e non dobbiamo fare altro che recuperarle. Non ci vuole niente, è proprio semplicissimo il gioco. Sei semplice. Questa l'abbiamo presa, ok, saltiamo il secondo, vediamo se riusciamo a evitare quel mostro lì. Opla, no, non l'abbiamo evitato perché siamo dei campioni col pallone, capito? Siamo sempre lì. Ok, si riprova, vai! Salta ancora di più, sempre più in alto. Bene così. Ok. Ma no, ma sei proprio un ignorante col pallone anche tu. Ma insomma, menestrello.
non è facile, eh? Io ve lo dico, ragazzi. Ma la grafica è formidabile. Peccato che c'è un tocco, una morte, fine. C'è poco da star lì a scherzare. Ma cazzo, salta però, no? Non mi rompere lo smarone, su! Non so quante sono, eh? Non mi ricordo se lo dice. Se dobbiamo recuperare queste cipolle, e va bene, e ci sto. Però non ti dicono quante ne devi recuperare di ste cazzo di cipolle. O quante ne sono, quantomeno. Di qua non ci conviene, andiamo di qua, dai. Lì c'è il laser cosmico che non ci conviene attraversarlo, perché sennò si muore come degli ignoranti. Di qua tantomeno. Eccolo là. Bravo il nostro genio. Tranquillo che ce la facciamo, eh. Vai, vai così. Scendi giù. Vai giù di qua. Qui ci stiamo? Sì. Ok, vai. Adesso attraverso questo tunnel della morte entriamo in un altro livello. Guardate che bello che è, eh? I mostri ciatoli, che figata che sono. Allora, no, non tornare di qua, torna di là. Non rompere i maroni, su, fai bravo. Opla. Opla. Olè. Ok, questo qui va molto vicino al Mario Bros. Del NES, ragazzi. Non rompiamo i maroni. Questo qui sta parlando del VIC-20, eh. Ma stiamo scherzando? Lo diciamo sul serio, ragazzi? Non morire adesso che siamo arrivati a un bel punto. Maledetto tu e tua madre, maledetto schifoso, maledetto. È tutto così, è un platform che devi appunto devi raccogliere queste cipolline. Ma cosa non è la grafica, ragazzi, e la fluidità di questo gioco. Salta e salta ancora. Ok, ho preso un'altra cipollotta. Perfetto. Andiamo in un altro schermo. Vai di là. Olè. Ah, non è un altro schermo. Sono tutti collegati tra di loro, praticamente, eh? Cioè, voglio dire, eh? Porcaccia di quella troia. Allora, vai un pochettino così. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Ha saltato. Ha saltato il menestrello. Vai di là. Vai di qua. Mamma, menti, moriamo. Salta, vai così. No! Ignorante come il cervello vuoto di una gallina muschiata. C'è di bello che non ho ben capito se c'ha tanti miliardi di omini o di vite. Però ti fa ricominciare sempre dal quadro che hai lasciato per ultimo. Bravo, bravissimo! Cosa dite, lo finiamo? No, dai, non possiamo. Dove andiamo? Madonna, mentre ci squartiamo le gambe contro. Abbiamo finito il livello. Guarda che roba. Congratulazioni, dottor Tynehall. Hai trovato tutte le sue cipolline. Ma che bravi che siamo. Sunnyland. Questo è un altro livello. Ragazzi, questo qui è un altro giocone. Provatelo perché è stupefacente. Ma che bello che non è. Io non posso fare video super giganti. Devo fermarmi, perché mi devo fermare. Non posso andare avanti così, di continuo, eh? Porcaccia di quella bestia. Se no io andrei avanti per mesi e secoli. Guardate, c'è anche la possibilità. Cioè, vi rendete conto? Guarda. Eh? Per salire la scaletta c'è anche il metodo dell'industriale dello spingi spingi che poi ti rusa. E prendiamo la cipollina. Oh, ragazzi, ma cosa non è bello questo qua? Ma io lo so. Qua ci facciamo male. Ok, bravo. Non c'è neanche io di cipollotta qua. Maledetti voi e le vostre madri, luridi. Qua no. Allora andiamo avanti di qua. Magari di qua sì. Se di qua no, di qua boh. Attento a non morire. Fai attento. Salti su. E siamo ancora qua. È un circolo vizioso e viziato. Bene, 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 bene. Ci facciamo male. Malissimo. Ancora più male. Madonna, ma che bello sto gioco. Una cipolla. Non c'è. Ah, questo qui. Ciu. Hai capito? Fai il contro rimbalzo del rimbalzo del Ninja Corps. E salta giù. Va bene. Attento, eh. Attento adesso a questo qui che ci fa un male esagerato. Salta. Bravo. Torna di là, torna di là. Mi sa che non possiamo saltare di qua. Guarda, guarda che botta di culo, eh. Guarda. Sì, sì, yes, of course. Ok, allora adesso andiamo dalla parte di qua. Vediamo se quel ciondolo magico. Mi sa di no, eh. Mi sa proprio. Mi sa di sì. No!
dobbiamo andare solo che più, solo che avanti. Ci sarà un altro pertugio per arrivare di là. Opla, opla, opla. Vai, no, in testa proprio. Va bene, dentro nel livello dell'industria. Vai, che sei troppo il cinema. Quelli lì mi sa che si muovono. Lo sapevo io. Lo sapevo io, è la prima volta che li vedo e non sapevo come scorgerli. Li avevo scorgiuti, ma non sapevo come superare l'impatto cosmico e acustico. Quindi noi aspettiamo che se ne va via quell'ignorante. Vai. Mamma che cinema. E prendiamo questo. Non cadiamo lì e non cadiamo qua. Mi sa che qua dobbiamo arrivare giù rimbalzando, perché sennò... Ah, maledetti voi le vostre madri. lo dobbiamo finire qua. Dobbiamo fermarci perché non possiamo andare avanti un'esagerazione intera. Allora, torniamo a noi. Ma cosa non è questo gioco? Ah? Ma cosa... Allora, la luce del sole non ci serve, perché ci rompe solo che i maroni. Cosa non è questo gioco, ragazzi? Quest'altro gioco qua è un diamante prezioso che non ha valore, è proprio senza valore, senza ritegno, senza pudore. È un gioco fantastico. Stiamo parlando del VIC 20, 32K, un gioco spettacolare. Provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate. È sempre il nostro amico Misfit che fa sti gioconi qua, ma vi rendete conto? Abbiamo portato prima Pentagora, ok? Quel gioco spazio-temporale degli sciamani che ci hanno rapito e che ci hanno tenuti in prigione e ci vogliono sgozzare l'anima. E adesso questo Cheese and Onion, che è un altro gioco esagerato. Cosa ci potrà procurare ancora questo Misfit? Ma ragazzi, vi rendete conto? Allora, intanto ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua e noi ci becchiamo alla prossima. Mettete sempre il solito piacione. Termina la seconda puntatura dello speciale Vic 20. Questi speciali non saranno solo incentrati sull'espansione 32K. Poi ci saranno 32K, ma potranno anche essere giochi inespansi. Continueremo così per un po' di puntate e poi cambio computer completamente ancora, va bene? Per ora è tutto dal vostro amico Alla 749, alla prossima! Sì, yeah.